Buonasera a tutte e tutti, siamo qui stasera per parlare di uno degli atti più sanguinari e più clamorosi che ci sono stati nel corso della nostra storia recente, a 40 anni dai fatti che si sono svolti in Via Fani, dell'uccisione dei 5 uomini della scorta di Aldo Moro e il suo successivo, la sua successiva uccisione. Con Carlo D'Adamo, che è autore di questo ottimo libro che si chiama Coup d'État in Via Fani, grazie all'organizzazione delle sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del PC, grazie al sito Iscrae, che è un ottimo sito di informazione, e grazie all'associazione L'Eguaglianza. Io sono Paola Baiocchi, sono una giornalista e qui darò solo il via a Carlo D'Adamo. Mi ha detto di controllargli il tempo, ma poi gli spunti sono, cioè, talmente bravo poi a esporre che dovrò solo tenergli il tempo, appunto. Perché parliamo del caso Moro? Intanto per sgomberare il campo di una leggenda, che cioè i brigatisti siano stati gli autori di questo fatto, che ci fossero solo loro in Via Fani, che solo loro abbiano gestito i 55 giorni del sequestro Moro, che ci sia stata una sola prigione di Moro e che sia stato ucciso dai brigatisti. Cioè, tutto questo, che è quello che è contenuto nel Memoriale Morucci, sono tutte fandonie, è una versione in cui non si ritrova veramente nessun riscontro. Ci sono, per esempio, già dalla la scena del crimine, è una scena che viene immediatamente inquinata. I periti che stendono la perizia balistica si stupiscono per la quantità di colpi che vengono sparati e per la scarsità di materiale che riescono a repertare. Ci sono 93 tra bossoli e proiettili, ma danneggiati. La maggior parte è talmente danneggiata che non si riesce a ricostruire quali pistole siano state utilizzate, perché se assieme al proiettile non c'è anche il bossolo, non si riesce a capire che tipo di arma è stata usata, perché i proiettili possono essere usati da più armi. Quindi immediatamente la gente che è presente in Via Fani fa opera di far sparire reperti importanti. Non vengono proprio seguite delle indagini. Carlo ci spiegherà molto bene, per esempio, cosa non viene fatto sulle targhe. C'è Infelisi, che all'epoca coordinava le indagini, che dice: beh, noi non abbiamo fatto le indagini sulle targhe perché, sapete, il traffico a Roma è una cosa impossibile, quindi non sono state controllate le targhe delle auto in sosta in Via Fani, auto che hanno tutte un'importanza e vedremo perché sono importanti. Questo è il lavoro che ha fatto Carlo, è straordinario anche dal punto di vista metodologico. Spero che voglia poi dedicare una parte a spiegarcelo, altrimenti questo magari te lo richiedo più avanti. L'ultima cosa che voglio dire come elemento, prima di dare la parola a Carlo, è quello sui colpi, per esempio, che uccidono Aldo Moro, che mi hanno particolarmente impressionato. Il referto dell'autopsia parla di 11 colpi sparati in uno spazio grande come questo, 11, in modo circolare, a distanza di 1,5 cm, 2 da uno, attorno al cuore di Aldo Moro, che non l'hanno ucciso, ma che è la firma di una persona che è De Buono, si è ricostruito che poteva essere questo killer della criminalità organizzata, che lasciava questa firma in pratica, ma che smentisce completamente il fatto che siano state le Brigate Rosse a uccidere Moro, in quanto fra di loro, e lo dicono, nessuno aveva competenze di questo tipo dal punto di vista delle armi. Non solo, durante il sequestro uno dice che si prende paura e quindi non spara, uno dice che gli si inceppa l'arma, uno dice che ha sparato 2 colpi. E quindi chi ha sparato in Via Fani? Chi c'era in Via Fani? Io mi fermo qui e passo la parola a Carlo. C'è una componente ideologica fascista
alla base di quello che succede in Vievani. Questo è Junio Valerio Borghese, capo della decima MAS. Non appena gli americani arrivano in Italia, comprano in blocco la decima MAS. Perché? Perché la decima MAS aveva messo in piedi delle strutture stay behind già nel 43, e queste strutture erano operanti, e dopo vi racconterò come funzionavano. Andiamo avanti. Quando crolla il muro e Gladio viene contrabbandata da Cossiga come una banda di patrioti che hanno lavorato per l'Italia, molti di quei fascisti della decima MAS che avevano contribuito a mettere insieme le strutture stay behind escono fuori e raccontano che loro effettivamente avevano fatto quello che dovevano fare. Guerra segreta oltre le linee. Questo, Aldo Bertucci, è diventato poi il responsabile nazionale della Coca-Cola italiana. Era un agente, non si sa bene se degli inglesi o degli americani, sta di fatto che il suo permesso a guidare tutti gli automezzi della Coca-Cola viene trovato nei covi delle BR. Andiamo avanti. 1948, tutti armati, cattolici e comunisti pronti allo scontro. Le strutture, diciamo così, fra virgolette, di Gladio sono in piedi già da tempo. Cossiga è uno di quelli che fa parte della cosiddetta Gladio Bianca, con le armi che gli danno i carabinieri per fare le esercitazioni in Sardegna. Andiamo avanti. Sergio Nesi, 10ª flottiglia nostra, anche questo è uno di quelli che escono fuori dopo che la Gladio è stata, diciamo così, dichiarata patriottica. Andiamo avanti. Ecco perché questo libro si chiama Coup d'État. Hedwig Luttwak scrive nel 1969 Coup d'État e Practical Handbook e Brilliant, scusate la mia pronuncia, Guide to Taking Over a Nation. È un manuale tecnico di come si fa a impadronirsi di uno Stato. Ci sono degli schemi pratici per mettere in sicurezza un quartiere, per stabilire la tempistica in modo che all'ora zero tutte le squadre convergano sul teatro dell'azione. E se andiamo avanti vediamo che questo suo schema, perimetro entro il quale possono operare in tutta sicurezza le squadre d'azione, si applica benissimo all'isolamento del quartiere fra via Stresa, via Trionfale e via Fani. Andiamo avanti, poi lo vedremo nel dettaglio, ma dal punto di vista tecnico tutto funziona come ha spiegato Luttwak. E siccome il manuale di Luttwak è intitolato Coup d'État, perché gli americani sono ipocriti, non hanno un loro nome per dire colpo di Stato, loro che ne hanno fatti dappertutto o dicono golpe o dicono coup d'état. Ecco perché questo libro è intitolato Coup d'État, perché è Luttwak che insegna e i nostri che applicano pragmaticamente i suoi schemi. Allora, dovete sapere che all'incrocio fra via Fani e via Stresa c'è il bar Olivetti. Occupa i numeri civici 109, 111, 113, 115, 117, 119. Su via Stresa ci sono tutta un'altra serie di numeri civici. Si trova in una posizione ideale, logistica molto importante, e in effetti lì dentro ci sono 52 unità immobiliari.
Abbiamo fatto la misura di tutte e 52 le unità immobiliari, una per una, e lì dentro abbiamo trovato tutta una serie di personaggi incredibili. Ma prima di parlare di questi personaggi incredibili, bisogna fare un passo indietro e andare alle targhe delle automobili. La targa in cui mi imbattei nel 2010 era quella di una Austin Morris blu, targata Roma T50354. Facendo delle indagini su questa targa, scopro che era di una società di copertura dei servizi, la società Poggio delle Rose. Faccio delle ricerche sulla società Poggio delle Rose e scopro che questa società, che allora aveva sede in Piazza della Libertà numero 10 ed era gestita dalla Fidreb, era proprio una società di copertura dei servizi. E il boss di questa società, un certo Patrizio Bonanni, tuttora vivente, aveva messo in piedi, lui e tutti i suoi familiari, una vera holding di società di copertura dei servizi che spaziavano dalle strutture balneari alle strutture di bar e pasticcerie, alle strutture per il tempo libero, ai dancing, alla logistica, società di ogni tipo. Quando cerchiamo quindi di fare luce su questa società di copertura dei servizi, accade che non riusciamo a trovare in concreto. Ravasio, quella mattina, che casualmente insieme a tanti altri ex Decima Mas ed ex gladiatori si trovano lì. Questo Tullio Moscardi è un personaggio che aveva già i suoi 58 anni, ma era ancora in servizio. È importante questa auto di Tullio Moscardi. E sapete perché? Tullio Moscardi aveva l'ufficio in via del Corso 504. Lì, per una decina di anni, aveva avuto sede la Jeune Europe, una emanazione della Ag Interpress, dell'Internazionale Nera. Avevano fatto in Italia nel 1962 un convegno a Mestre e uno a Bologna ed erano subito diventati operativi. In via del Corso 504 avevano due linee telefoniche e le hanno tenute fino alla fine degli anni 60. Poi ad un certo punto che cosa succede? Succede che lì mette il suo ufficio Randolfo Pacciardi, che è proprietario in via del Corso 504, lui e la moglie, di una sede della Giovane Europa. Lì, a quello stesso numero, c'è anche Tullio Moscardi. Non può essere una coincidenza che in via del Corso 504 tutta una serie di eversori collegati a tentativi di colpo di Stato e all'estrema destra abbiano tutti lì il loro reparto. Questo Tullio Moscardi viene interrogato, ma non fanno delle grandi ricerche. Non solo, ma c'è da subito un depistaggio. Degli ufficiali superiori raccontano agli artificieri che vanno lì subito in via Fani che i brigatisti, prima di scappare, hanno buttato delle bombe dentro le automobili. La macchina di Tullio Moscardi viene aperta, viene perquisita, non c'è assolutamente niente. Dopo, gli artificieri perquisiscono anche la macchina di Moro, non c'è assolutamente niente, ma intanto viene costruita questa falsità. Dentro la Mini c'era tanto tritolo da far saltare per aria 300 persone. Questo è uno scoop che i giornalisti, imbeccati dai servizi,
lanciano dappertutto. Ovviamente non è vero niente. Tra l'altro viene restituita immediatamente quella mini, no? Muscardi, pur essendo un'importante prova, gliela ridanno dopo pochissimo tempo. No, quella di Muscardi non viene nemmeno. Nemmeno. Mentre invece l'altra, quella di Patrizio Bonanni, tutta crivellata di colpi, gli viene restituita dopo 5 giorni. E c'è un commissario che fa un verbale falso. Scrive che la macchina era ferma davanti al numero 109, non è vero niente, il numero 109 è 30 metri più indietro dall'altra parte della strada. Scrive che quella macchina ha tutti i vetri di sinistra rotti meno uno, e non è vero niente, sono rotti tutti quelli di destra meno uno. Con questo verbale falso, che cosa vuole nascondere il nostro amico che poi diventerà sottosegretario agli interni nel governo Berlusconi? Vuole nascondere il fatto che c'è qualcuno che spara da destra, una cosa mai ammessa. E quindi lui, inverte la destra con la sinistra, e basta guardare con attenzione le foto della scena del crimine per vedere che il suo verbale è falso dall'inizio alla fine. Ma c'è qualcosa di più. C'è un foro davanti, proprio in corrispondenza della fronte dell'autista di Moro, che viene sparato dall'alto e da destra verso il basso e a sinistra. Vediamoci un attimo. Questa è Piazza della Libertà numero 10, dove c'è la Fidref e dove ci sono tutta una serie di società di copertura dei servizi. Dicevo prima che siamo riusciti a mettere le mani sui diversi verbali falsi portati al tribunale sul cartaceo, sui bilanci cartacei, e dopo, dove c'è scritto appendice, ci sono anche tutti i bilanci cartacei. Questa è Piazza della Libertà numero 10, lì accanto c'è via Baladier, a 100 metri da qui ci sono anche gli uffici del Fatto Quotidiano, perché anche loro le loro informazioni le hanno dai servizi. Andiamo avanti. Ecco, qui si vede nel rendering fatto dalla polizia scientifica la posizione della Austin Morris blu che ostacola la macchina di Moro. Vedete, la macchina di Moro non riesce a disimpegnarsi perché davanti c'è quella macchina con la targa diplomatica che ostacola, frenando la macchina di Moro. E lì, in quella posizione, dove avrebbe dovuto trovarsi il furgone di Spiriticchio con i suoi fiori, c'è l'Austin Morris blu messa in modo da ostacolare il più possibile il disimpegno della 130 di Aldo Moro. È lontana dal marciapiede ed è in una posizione, diciamo, strategica per mettere in un cul-de-sac la macchina di Moro. Andiamo avanti. Ecco, qui si vede anche il foro che si trova proprio in corrispondenza della testa. Parabrezza della 130. Allora, dovete sapere che Gerardo Serravalle era un generale molto importante, un generale che, quando si rende conto del fatto che tutti i depositi NASCO della NATO venivano utilizzati dai fascisti per gli scopi eversivi e venivano dati a tutti, che cosa fa? Da persona intelligente, lui è stato dal 71 al 74 responsabile della Gladio italiana. Dice: siccome i NASCO devono servire alle nostre strutture stay behind in caso di invasione del nemico, bisogna che io riesca a controllarli, altrimenti lo scopo istituzionale della nostra struttura stay behind fallisce. E quindi li recupera tutti e li mette nelle caserme dell'esercito. Non l'avesse mai fatto. Se lo tolgono subito dai piedi,
e ci mettono un altro Inzerilli che invece è fascista ed è subalterno ai voleri della NATO. Ma lui, notate che sulla 130 ci sono i vetri sulla destra rotti, guardate anche lì dove c'è la Morris in terra, si vedono nella parte a metà vettura e nella parte posteriore, si vedono dei vetri in terra, sì, che sono sempre sparati da destra. E dopo si vedrà anche il vetro su questo lato, cioè che sarebbe la destra della macchina ovviamente, sul lato di qui che sarebbe la sinistra, dal lato guida, i vetri sono interi. E dopo si vede anche meglio. Ora, Gerardo Serravalle scrive un libro in cui parla proprio, cambia i nomi e i cognomi, ma c'è anche tutta la storia del Blitz di Via Fani, in cui c'è un cecchino che riesce a colpire con un colpo in fronte Domenico Ricci, che è l'autista. Dopo arrivano i brigatisti e fanno teatro. Così non si capisce più qual è stato il colpo mortale, perché dopo questo ce ne sono altri tantissimi, che 18, 19 non ricordo, che colpiscono e attraversano il corpo dell'autista di Aldo Moro. Se andiamo avanti, vediamo che anche da qui si intravede Infelisi o Infelisi e è insieme ai boss del Lucigos. Infelisi dice subito che sono state impegnate una Scorpion e un altro mitra cecoslovacco. Non è vero niente, ma intanto la bufala del fatto che Moro è prigioniero nell'ambasciata cecoslovacca va avanti e c'è addirittura un progetto per l'invasione dell'ambasciata cecoslovacca. Dopo avrebbero fatto trovare lì dentro Moro morto, un tot di morti, e avrebbero dimostrato che i cecoslovacchi erano alla base, e quindi che KGB erano alla base del Blitz. Questo progetto non va avanti perché gli altri militari pensano che questa proposta di Micheli sia troppo pericolosa e che avrebbe potuto avere delle ripercussioni molto gravi a livello internazionale. Ma ne parla poi Maletti e la cosa si sa e viene tirata fuori a più riprese. Andiamo avanti. Ecco, qua si vede benissimo che tutti i vetri di destra, meno l'ultimo, sono rotti e invece dalla parte di là sono tutti sani, meno l'ultimo che è rotto. Ma il commissario mente e grazie alle sue menzogne dopo diventerà solo segretario di Stato. Andiamo avanti. Questa è una foto presa dall'alto e da qui si possono vedere tutte le macchine implicate, cioè tutte le macchine, una gran parte delle macchine implicate nel Blitz. Là in alto si vede l'Austin blu, là davanti si vede la macchina del corpo diplomatico, lì dietro in fase intermedia si vede la 130 di Moro, lì si vede l'alfetta della scorta, si vede che l'agente Iozzino è già stato coperto da un lenzuolo e qua si vede qua l'alfa sud della Lucigos, lì si vede la Mini Cooper di Tullio Moscardi, questa qui, e davanti si vede una 127 Bordeaux di cui non siamo riusciti ad avere dalla commissione Moro il numero di targa. Era una macchina implicata nel Blitz, forse una macchina dei brigatisti, forse una macchina dei servizi. Il numero di targa ci è stato taciuto e non siamo riusciti a recuperarlo. Il segretato? Il numero segretato? C'è ed è segretato? Loro hanno i negativi e quindi dai negativi è possibile oggi con Photoshop riuscire a ricostruire il numero. Andiamo avanti. Questa è una delle foto
che noi abbiamo trovato. Il fotografo Gualerzi aveva, e la figlia Elisabetta Gualerzi ce l'ha ancora, nella parte alta di via Stresi, uno studio fotografico. Quando viene, era nella camera oscura, non si accorge di niente, quando gli dicono, ma non lo sai, è successo un fattaccio qui giù in via Fani, lui e la figlia escono col camice, con la macchina Hasselblad che aveva un certo numero di lastre a disposizione, vanno giù e scattano 11 foto perse dai carabinieri. Le abbiamo ritrovate e sono foto inedite, per cui nella copertina c'è questa foto Gualerzi inedita e nel retro c'è questa foto inedita. Perché è importante questa? È stata fatta tra la macchina di Tullio Moscardi, che è qua sulla mia sinistra, e quella 127 color Bordeaux sulla mia destra. Ci sono tutti i bossoli calibro 9, 9 lungo e 9 corto, un paio di baffi, un bottone da carabiniere. Un bottone da carabiniere? E un bottone da carabiniere. E le foto dei carabinieri che l'hanno perse. Andiamo avanti. Fra le varie ricostruzioni del fatto, ce ne sono diverse, ma solo alcune riportano le principali auto che sono coinvolte nel blitz. Questa è una delle tante ricostruzioni. Andiamo avanti. Qui c'è un fotogramma di quel famoso telegiornale di Fraiese, in cui viene inquadrata per un attimo anche la 127 color Bordeaux che si trova lì muso a muso con la macchina di Tullio Moscardi. Bene, non siamo ancora riusciti ad avere la targa di quella macchina Bordeaux, ma la cosa interessante è perché su una 127 color Bordeaux c'era Corrado Alunni, che viene visto la domenica successiva alla strage, la strage avviene di giovedì, che è in giro con una 127 Bordeaux. È quella? È un'altra? Non lo sappiamo. Certo che se la commissione Moro non fa indagini in quella direzione, non lo sapremo mai. Andiamo avanti. Corrado Alunni era un... Corrado Alunni, uno dei servizi, tanto è vero che non si sa dov'è, tanto è vero che il nostro amico Pecorelli, che era uno che veniva imbeccato dai servizi, dice il maresciallo, punto interrogativo, Alunni, il maresciallo lo chiama. Ecco, quella è l'Alfa Sud, vedete, quella è l'Alfa Sud della questura, lì è tutta sul marciapiede. Nella foto successiva, invece, ha fatto un movimento. Vedete che è arretrata? Perché è arretrata? Va a coprire dei bossoli. Che bossoli va a coprire? Quei famosi bossoli con la camicia color verde smeraldo in dotazione dei corpi speciali. Perché li va a coprire? Perché ci sono troppi proiettili NATO in giro ed è meglio che quelli lì, che erano già stati cerchiati e visti, vengono coperti e sottratti alla vista. Perché questo movimento è successivo all'altro? Perché in sincronia con Iozzino noi abbiamo la possibilità di vedere che questo avviene quando Iozzino ha già il pezzuolo, l'altro invece ha ancora i giornali. Quest'auto quando è arrivata su via Fani? Quando arriva in via Fani quest'auto? Quest'auto arriva in via Fani in contemporanea con il blitz, perché quest'auto parte, hai fatto bene a ricordarmelo perché questa è una cosa eclatante, quest'auto parte alle 8:30 dalla questura, perché i funzionari della questura non volevano arrivare in ritardo e quindi quando arrivano arrivano che il fattaccio è appena avvenuto. E c'è una gestione dei tempi
sia attraverso il centro operativo della Questura, sia attraverso il centro operativo del Viminale, che agiscono in sincronia e fanno in modo che i brigatisti possano scappare, perché tutte le auto che sono in circolazione vengono tirate via dai punti nevralgici. Non solo, ma c'è di più. Moro aveva, diciamo così, una scorta più larga che consisteva nel fare un'operazione di bonifica. Un'autocivetta con due agenti in borghese, qualche minuto prima che Moro passasse, andava lungo il tragitto che Moro avrebbe fatto e se vedevano delle cose scoperte, delle cose sospette, scendevano, si qualificavano, verificavano, eventualmente potevano arrestare o fermare la persona sospettata oppure lasciarla andare. Quella mattina del 16 marzo il servizio di bonifica viene improvvisamente disdetto. E sapete chi è che lo disdice? Lo disdice un commissario che 10 anni prima aveva depistato sulle indagini a proposito del suicidio del colonnello Rocca. Quel commissario che allora aveva ostacolato il giudice Ottorino Pesce e dato credito al suicidio del colonnello Rocca, stesso che 10 anni dopo, ancora una volta, depista e si dà da fare per intorbidare le acque. Il colonnello Rocca? Il colonnello Rocca era un personaggio che per conto della Fiat organizzava delle cose molto brutte contro i lavoratori ed è l'autore di quella famosa operazione in occasione di uno sciopero nazionale degli edili a Roma. Lui interviene con i suoi black bloc, alcuni travestiti da operai con la tuta, altri travestiti da poliziotti, cominciano a manganellare, a fare delle violenze, ci sono più di 200 feriti ed è solo un caso che non ci scappi il morto. Questo era il colonnello Rocca. Ma se voi avete la pazienza di leggere in questo libro la storia della Fiat, la Fiat schedava migliaia e migliaia di lavoratori, ma non solo all'interno della fabbrica, anche fuori, e mandava ogni mese la sua relazione all'ambasciata americana. Oggi abbiamo licenziato tutti questi, abbiamo fatto come vi avevamo detto e diremo anche alle società da noi controllate di fare altrettanto. La politica sindacale nella Fiat, che è poi stata di recente anche quella di Marchionne, una politica di organizzazione di sindacati gialli, di discriminazione dei sindacalisti all'interno della fabbrica, di manovre eversive al servizio degli americani. Ieri e oggi. Che cosa ha fatto oggi Marchionne? Ha espropriato l'Italia del lavoro e di una società, ha portato tutto in America. La stessa operazione che aveva iniziato Sindona tanti anni fa e che aveva portato avanti anche la Fiat. Qui c'è un famosissimo articolo di Lino Iannuzzi, nel quale Lino Iannuzzi nel 1976 parla di Gladio, parla di Pastore Stocchi e dice che giovani dell'estrema destra venivano addestrati a Capo Marrargiu a fare gambizzazioni, a costruire prigioni del popolo, a costruire bottiglie Molotov, perché avrebbero dovuto poi lavorare per preparare una guerra civile. Lino Iannuzzi chiama in causa direttamente Cossiga e Cossiga non risponde, ma chiama in causa anche Ugo Pecchioli, il quale Pecchioli, in cambio, diciamo così, dell'avvicinamento del PC all'area di governo, aveva smantellato le strutture di intelligence del PC e aveva detto noi abbiamo interesse a trattare direttamente con i servizi. E Lino Iannuzzi gli dice, ma onorevole Pecchioli,
Lei è sicuro del fatto che i servizi le dicano proprio tutto? Pecchioli aveva delle riunioni periodiche in una palazzina dello SMOM e quindi i piduisti del Sovrano Militare Ordine di Malta lo convocavano e gli raccontavano quello che volevano. E Ugo Pecchioli scavalca addirittura all'interno del PC i responsabili della politica estera, i responsabili dei rapporti con le diplomazie e viene portato avanti dalla componente migliorista del PG, quella per intenderci di Napolitano, quella che voleva formare il PUST, il Partito Unico Socialista, spingendosi verso Craxi per fare in Lombardia un unico partito. Poi la morte di Berlinguer rende inutile questo tentativo perché all'interno del PC prendono a poco il potere quelli che hanno contribuito a far ammazzare Aldo Moro con l'omertà, subalterni alla NATO, e hanno spinto sempre più verso posizioni reazionarie l'ex PC, poi diventato PD, con una graduale escalation verso destra che non ha nessuna attenuante. E lì dentro ci troviamo anche degli esponenti di pseudosinistra come D'Alema, insignito dell'ordine della giarrettiera, probabilmente massone o fiduista. C'erano delle persone come Moretti, come Morucci, come Alunni, che erano, diciamo così, integrati nei servizi. Tanto è vero che Morucci ancora oggi scrive su una rivista dei servizi insieme a Di Donno, insieme a Mori e ad altri personaggi di quel tipo. Generale Mori, generale che è stato condannato per la trattativa Stato-mafia. E lui scrive... E lì la maggior parte degli articoli sono di questo maître à penser, Morucci. Ma la cosa interessante è che Morucci, con la sua A112, fa un percorso molto strano. Per andare sulla scena del crimine con della gente, dice lui, vestita da avieri, scende giù per via Stresa, volta a destra nella strada privata via Madesimo, fa il breve percorso di via Madesimo che sbuca di nuovo in via Fani, gira a sinistra e passa davanti a tutte le porte del bar Olivetti, dalla 109 alla 119, gira di nuovo a sinistra e passa davanti a tutte le porte di via Stresa, passa davanti all'abitazione di Pastore Stocchi e si ferma col muso in alto vicino al numero 117 di via Stresa, dove ci sono una serie di colonnelli dei servizi in una palazzina dei servizi dove aveva abitato anche Camillo Guglielmi. Che cosa è questo giro? Lui deve fare il tagliando, deve farsi vedere da quelli che lo controllano e deve posizionare la macchina in su. Se la macchina non serviva per la fuga, perché lasciarla in su e far tutto questo giro? Poteva lasciarla anche prima, in giù. Il fatto è che quella macchina è una delle macchine su cui la Commissione Moro non ha mai indagato. Ma Morucci non è l'unico che mente. Morucci, insieme a Remigio Cavedon, che è un uomo di quel personaggio incredibile del Trentino, come si chiamava quello là del Trentino? Piccoli. Grazie. Flaminio Piccoli, che abitava, e i suoi figli ci abitano ancora, abitava in via Massimi, numero 47, Cavedon, Piccoli,
Morucci gestiscono e l'appartamento di Piccoli era a disposizione di Licio Gelli, che lì incontrava i generali che volevano far carriera e tutti quelli che volevano iscriversi alla P2. Quindi il memoriale scritto da Morucci, Cavedon Piccoli, è gestito da Gelli e dalla P2. In questo memoriale entra una suora, Suor Teresilla Barillà, che con la scusa di andare nelle carceri per fare della carità portava dei messaggi di qua e di là e era una dei servizi. Questa suor Teresilla Barillà, per farla in breve, è quella che poi va nella prigione dove c'era Cutolo per trattare il riscatto di Ciro Cirillo, e quando a un certo punto, dopo il crollo del muro, a poco le persone che non erano più indispensabili vengono fatte fuori, dopo un tot di anni anche suor Teresilla Barillà viene uccisa. Lei che faceva le marce notturne ed era alla testa della processione alle 3:30 di una domenica mattina, nonostante avesse una croce fosforescente, o forse proprio per questo, viene investita da uno che poi dopo ci passa anche sopra per essere sicuro che fosse proprio morta. Non siamo riusciti a trovare ancora il verbale dei vigili urbani o della polizia che in caso di morte devono intervenire e stendere un verbale, e non sappiamo se a distanza di anni sarà possibile averlo. Questa suor Teresilla Barillà è l'ultima di una serie di morti eccellenti, perché quando finisce con la storia del muro il momento eroico dei gladiatori e di quelli che nei servizi erano a conoscenza di segreti scottanti, quasi tutti a poco vengono ammazzati oppure vengono comprati. Perché quando Cossiga dice a quello che una volta era un giudice di sinistra, Violante, dice: guarda che a sapere la storia del colpo di Stato di Borghese e del colpo di Stato di Sogno eravate in pochi, adesso siete rimasti in tre o quattro e tu sei giovane, hai dei figli. Violante capisce subito e dopo si aggrega a quelli che non solo non fanno più indagini ma stanno a gioco. Lui che aveva cominciato bene la sua carriera e quindi fa la bicamerale e quindi evita di inquisire il piduista Berlusconi e quindi va avanti senza toccare gli interessi mafiosi di cui Berlusconi è l'autore e così via. Andiamo sulla foto della via di fuga, che tocca una serie di catenacci, vecchi catenacci. Allora, e una delle prigioni di Moro, perché Moro è stato in più prigioni. I brigatisti, qui ci dovrebbe essere anche quella bellissima foto a colori in cui si vede com'è ancora oggi via Casale de Bustis. Nella loro fuga i brigatisti fanno un giro vizioso e poi vanno a infilarsi in una stradina via Casale de Bustis che è contigua al parco del pituista Luigi Bisignani. Quel parco è molto grande ed è molto importante ed ancora oggi è un parco che esiste e che in parte è dedicato, diciamo così, ad abitazioni e in parte invece è ancora agrario. Questo parco è probabilmente il luogo in cui Moro viene ceduto da chi lo ha rapito a chi lo prende in consegna. Perché diciamo una cosa del genere? Perché nella macchina 132 blu in cui viene caricato Moro e viene portato via rimangono impigliati dei cardi spinosi
sul cofano davanti e nello sportello di destra. Com'è che vengono trovati impigliati questi carichi spinosi? Evidentemente la macchina si è fermata in un campo, ma quando questa macchina viene abbandonata pochi minuti dopo, viene già trovata alle 10:23, scende da questa macchina una donna, ma nessuna donna era sulla macchina che aveva rapito, che aveva caricato Aldo Moro. Quando è salita su questa macchina questa donna, l'unica possibilità è che questa donna sia salita sulla macchina nel momento in cui viene scaricato Moro. E che percorso aveva fatto questa macchina? Era passata da via Casale de Bustis. Via Casale de Bustis ancora oggi ha delle macchie spinose, ha dei prati. Lì dentro ci possono trovare rifugio degli elicotteri, e delle forze speciali. Ci sono dei boschetti. Bene, via Casale de Bustis è il parco Bisignani. E Bisignani è quello che era implicato nel colpo di Stato di Sogno, è quello che ancora oggi è vivo e vegeto e non è mai stato interrogato, è quello che mette in piedi la maxi tangente, migliaia e migliaia di milioni di allora, con cui corrompe tutto il mondo, è quello che va a stare a Londra quando lo cercano, ha una latitanza lunghissima protetta dai servizi, e poi dopo, prima di rientrare, dove va? Va a Chicago. Chicago è anche la sede di un parco attiguo a quello di Bisignani, della Chicago University College di Roma, la sede di Roma. Un parco anche questo con il porto, eccetera, eccetera. Questo Bisignani è un personaggio molto pericoloso. Sì. Sì, è un piduista, lui, il padre. Ci sono registrate tutta una serie di telefonate che Lucio Gelli faceva sistematicamente, Lucio Gelli faceva sistematicamente sulla linea telefonica del padre e della sorella di Luigi Bisignani. Guardate che se noi paragoniamo questo schema qua a quello di Luttwak, vediamo che per impedire l'accesso di disturbatori nella zona messa in sicurezza occorre che da ogni strada laterale per pochi minuti ci siano delle persone o dei vigili o dei carabinieri o dei volontari o anche della gente normale che blocca il traffico. Quindi per fare una cosa del genere, oltre a quelli che conosciamo e che abbiamo ritrovato in via Fani, ci devono essere almeno un'altra dozzina di persone messe in posizioni strategiche. Sia di Moro. Quel documento, ecco, che... Questa qui è uno dei Casale de Bustis, come ancora oggi. Vedete? Sulla destra c'è il parco Bisignani. Questo è un luogo che sulla destra ha ancora oggi spine, cespugli. Ed è permeabile perché si entra lì dentro e dopo ci sono ettari e ettari e ettari di boschi, di campagne, di campi, di ville e di palazzi. Torno un attimo indietro perché il suo discorso è molto interessante. Prima, in quel documento che si leggeva male, c'è l'autopsia di Moro fatta quella stessa notte. Moro aveva avuto 4 costole rotte, quelle dello sterno, e nessuno l'ha mai detto. Guardate che la stessa cosa era successa col sequestro Sossi. Un infiltrato delle BR che si faceva chiamare Rocco e che era uno che si chiamava Francesco Marra, era un gladiatore iscritto al PC,
che aveva dato fuoco alla propria macchina e così era diventato subito un capo dei brigatisti. Lui aveva colpito con un calcio allo sterno il giudice Sossi, dal dolore questo si era piegato in due e quindi l'avevano messo in un sacco e portato via. Se Moro ha avuto 4 costole rotte, vuol dire che qualcuno con un anfibio l'aveva colpito allo stesso modo con cui era stato colpito Sossi. Vuol dire... No, nel momento in cui l'hanno consegnato, lo stesso giorno in cui l'hanno sequestrato. È proprio una tecnica per sequestrarti, per impedirti di... E nel libro io ho messo una foto di come in Germania quelli legati all'aggravio di quel tedesco Gehlen, che aveva messo in piedi in Germania la rete Steinbeil tedesca, nell'addestramento usano proprio questa tecnica qua, una tecnica di base: colpisci l'avversario allo sterno, gli rompi le costole, lui si piega in due e tu ce l'hai in mano, perché lui dal dolore rimane paralizzato, lo puoi mettere in una cassa e lo porti dove vuoi. Moro, quello stesso giorno in cui in via Casale de Bustis era stato dato in consegna a un secondo gruppo, aveva avuto le costole rotte. Chiedete ai brigatisti chi gli ha rotto le costole. Non sanno rispondere a questa domanda perché o sono come Morucci, Moretti, alunni al servizio dei servizi, o sono degli utili idioti e devono difendere la bandiera, perché ammettere oggi di essere stati parte di un gioco più grande di loro significa ammettere di essere dei cretini e può mandare in crisi esistenziale chi riflette sulla propria vita. Anni e anni di vita buttata via per uno scopo che si è rivelato poi quello della NATO, a questo punto non sono più dei rivoluzionari, sono solo degli assassini. Sì, volevo fare una cosa, se mi permetti, approfittando della presenza di Francesco Cappello, che è il compagno che presentiamo sabato il suo libro, che parla dello stato dell'arte della nostra economia, non solo nazionale, ma con una dimensione più generale, per farci descrivere, perché secondo me Moro è importante in questa fase storica, fare un riferimento a Moro è importante perché ci riporta anche a Gheddafi, ci riporta anche alla fine che ha fatto Milosevic, la fine che ha fatto, ad esempio, che volevano fargli fare ad Assad, no? A tutti coloro che non sono a Chavez, no? In Venezuela, a tutti coloro che non sono in linea, no? In linea con il quadro economico internazionale che detiene, diciamo, il potere nel mondo, il cosiddetto imperialismo anglo-americano. Se tu ci puoi descrivere brevemente lo stato di salute dell'economia italiana nel periodo appunto di cui c'era questa diciamo, attività tra il Partito Comunista e i settori della Democrazia Cristiana e che grado di economia avevamo raggiunto. Sì, contrariamente a quello che oggi, diciamo, la percezione che abbiamo oggi del nostro passato di 40 anni fa, l'Italia, tutti sappiamo che viveva dal 48 fino alla fine degli anni 70, ha vissuto un periodo di grandissima crescita, non solo economica, ma una grandissima crescita anche dal punto di vista sociale e culturale. Pensate che la crescita dal 48 fino ai primi anni 80 è stata la più alta al mondo. La più alta al mondo significa che noi siamo cresciuti più velocemente dal dopoguerra, più velocemente della Germania, della Francia, e la crescita è stata del 5,25% in media, cioè i livelli di crescita che oggi sono registrati negli stati come la Cina o questi stati che stanno crescendo velocissimamente. Ma questo livello di crescita è stato mantenuto per 35 anni,
Quindi una crescita che unica al mondo nel dopoguerra. Come mai siamo riusciti a conseguirla? Perché l'Italia aveva perso la guerra. Certo. E se voi, io vi invito, magari ne parliamo sabato, a guardare l'elenco delle leggi di grandissima levatura che noi abbiamo concepito e messo in opera negli anni 70. Ne dico qualcuna, lo Statuto dei Lavoratori, ma la Sanità Nazionale, o i decreti delegati nella scuola, ma ce ne sono tantissime. L'eco canone, la scala mobile, tutte leggi che nel periodo successivo abbiamo cominciato a smantellare. Cioè l'Italia in quegli anni effettivamente... Il risparmio come era? Il risparmio era, la capacità di risparmio degli italiani era altissima, arrivava al 25%. Noi oggi viviamo di rendita di quel periodo. E oggi la propaganda ci dice al contrario, che in quel periodo lì noi stavamo al di sopra delle nostre possibilità. Ma non è assolutamente vero. Vi ricordo un episodio che tutti conoscete, ne avete sentito parlare, le baby pensioni. Noi eravamo in grado, in un momento in cui le casse previdenziali erano a floride, di mandare in pensione le persone dopo 20 anni di lavoro. E in quel periodo lì le casse previdenziali dello Stato erano ai massimi livelli, stavamo benissimo. Ma non solo, succedeva un'altra cosa importantissima, che la classe... che i proletari stavano sempre meglio in realtà, perché la ricchezza prodotta dalle aziende, che non erano soltanto le aziende dei privati ma anche le aziende di Stato o le aziende a partecipazione statale, ridistribuivano la ricchezza prodotta a livello sociale. Infatti crescevano i servizi pubblici, cresceva lo Stato sociale, non stavamo male, stavamo bene. E la classe operaia diventava classe media, questa è la cosa importante. Io sono figlio di contadini, mi sono potuto laureare come me tantissimi, ma si laureavano i figli di famiglie in cui non c'era solo un figlio, ma ce n'erano due, perché l'università era per tutti, la sanità era per tutti. E se si legge il terzo libro del Capitale, si trova scritta una cosa importantissima. Marx dice, state attenti che quando i saggi di profitto della classe imprenditoriale si riducono progressivamente, vuol dire che siamo vicini all'ingresso, diciamo, di un nuovo modello economico, quello socialista. Cioè, Hanno bloccato quello. È quello che hanno bloccato. Le grandi stragi di Stato intervenivano in Italia per controllare il progresso di un paese che con una Costituzione, perché la Costituzione nostra è nata grazie a un'altissima cultura che era quella dei comunisti e quella dei cristiano-sociali, che hanno dato vita a una terza via, quella dello Stato imprenditoriale. Questo connubio virtuoso ha fatto crescere il nostro paese enormemente, ma non soltanto dal punto di vista economico. Cioè il nostro era un paese di successo, era un modello pericolosamente imitabile, che qualcun altro avrebbe potuto imitare. Sì. Eravamo un leader in tutto il mondo. Certo, ma infatti le nostre università producono grandissimi risultati. Esatto. La ricerca, in tutti i settori. Certo. Questo è ciò che è stato fermato. Ma di più, come avete detto, la NATO ha un ruolo che si manifesta subito, insomma, come codice genetico dell'Unione Europea, appunto è stata citata, è nata con la guerra. Cioè l'Unione Europea, che ci propagandano come quel luogo che dovrebbe ovviare ai conflitti militari tra gli Stati europei, invece nasce nel segno della guerra. E la caduta dell'Unione Sovietica
è stato il motivo per allontanare l'Europa dalla Federazione Russa, perché tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, tutti i paesi dell'est sono tutti diventati paesi NATO e sono armati fino ai denti. In questi giorni si stanno svolgendo delle esercitazioni militari mostruose ai confini della con la Federazione Russa. Il vero motivo, diciamo, che ha spinto verso l'Unione Europea è stato l'allontanamento, l'allargamento dei confini, sì, dal nostro vicino naturale, con cui avevamo intrattenuto e ancora oggi, insomma, potremmo intrattenere rapporti, ma che viene continuativamente demonizzato. Che era troppo costoso farle in metallo prezioso. Beh, quelle 500 lire, una tranche, ora non ricordo esattamente il nome, ma insomma erano parecchi milioni di lire, furono emessi con la dicitura Repubblica Italiana. Cosa significa? Una cosa estremamente importante, perché oggi rappresenta ancora una possibilità per noi. Moro è stato uno dei pochi a emettere moneta di Stato, biglietti di Stato. Qual è la differenza? È che quella è moneta non a debito, che potrebbe anche essere emessa, utilizzata oggi, ed essere compatibile con i trattati europei. È una moneta che ha lo stesso segno algebrico delle tasse. In pratica noi, invece di farcela prestare, potremmo semplicemente emetterla e metterla in circolazione. E in una situazione di deflazione, con una disoccupazione, con fattori produttivi inespressi, come la situazione che viviamo oggi, noi potremmo tranquillamente averne un beneficio enorme. Ma tutti quelli che l'hanno fatto, stranamente, sono stati eliminati. Non solo Moro, ma anche altri. Perché tu ricorderai le serie come venivano organizzate le reti Stay Behind, è pieno di informazioni utili, perché erano preferite persone del luogo. Erano preferite persone del luogo che potevano essere conosciute e che avevano un'attività che veniva, diciamo così, percepita come un'attività normale. Ma quali erano queste attività? Alberghi, ristoranti, attività edili, attività radiotecniche, tutte situazioni che potevano permettere l'utilizzazione di camion, l'apertura di cantieri, e quindi potevano dare l'opportunità a questi stragisti di anteguerra di avere una serie di coperture affidate ai parenti, alle mogli, ai figli, ai cognati, la stessa struttura clientelare familiare che troviamo poi anche nel dopoguerra, per esempio con il clan Bonanni in via Fani, per esempio con il clan Olivetti, tutta una serie di attività di copertura che si tramandano, quello del bar Olivetti, non è parente, che si tramandano di padre in figlio, perché evidentemente sono molto remunerative. E come racconta nell'appendice un ex responsabile della logistica del SISDE, i soldi li caccia fuori il servizio, e quindi uno lavora per conto del servizio, produce per conto del servizio, ha intestati degli immobili e delle società per conto del servizio e agisce per conto del servizio. E c'è un generale che vorrebbe che questa specie di dicitura venisse firmata anche dalle mogli e dai figli e dai cognati. In realtà questa dicitura è solo pro forma, e queste società a volte falliscono, ma tanto chi le gestisce non ci ha messo fuori dei soldi suoi, a volte invece producono molti utili, e allora gli utili vanno a incrementare il clan. Se vedete la rosa di società del clan Bonanni rimanete stupiti. Se poi avete la pazienza di vedere nell'appendice i bilanci cartacei, ci sono tutta una serie di
ulteriori notai e commercialisti che sono implicati in tante altre società e che ci fanno capire che il clan Bonanni addirittura era un clan internazionale, aveva legami con San Marino, con l'esportazione di capitali, con il traffico di droga, e ce li ha ancora. E nessuno li ha mai interrogati. E la Commissione Moro, quando ha mandato la ispettrice Tintisona, l'ultima commissione Moro, dal signor Bonanni, gli ha chiesto: lei è un fiduciario dei servizi? Lui ha detto no, e lei ha riferito: non è un fiduciario dei servizi. Ultimissima cosa, quando i carabinieri fanno l'indagine su tutto il parco Bisignani, vanno al catasto e dicono: che cosa c'era qui nel 1978? E il catasto risponde: non c'era niente, perché tutti questi palazzi sono stati accatastati nel 1982. Noi abbiamo dimostrato con le utenze telefoniche, con le utenze idriche, con le foto aeree, con le foto Google, con le mappe catastali, che invece c'erano e come. E c'era anche una società dei servizi, la società Spiga, che era lì addirittura dagli anni 20 e che c'è ancora. C'erano delle società dei Caltagirone, ci sono delle società di Luigi Bisignani, e quindi i carabinieri mentono. L'indagine che hanno fatto è un'indagine che serve a non scoprire niente. Grazie. Mi lascio spazio a tutte le domande che volete, ma questa cosa me la devo leggere. Questo è Giorgio Freda. Il suo nome è anche Franco, Giorgio Franco Freda, no? Che è quello legato alla strage di Piazza Fontana, questo nazifascista italiano, che ha scritto La disintegrazione del sistema. Andiamo a pagina 33 e guardate cosa scrive quando si dice la provocazione. È la medesima realtà che già nel 1849 Marx tracciava magistralmente nel manifesto del Partito Comunista, aperte virgolette. L'attuale potere politico dello Stato moderno non è se non una giunta amministrativa degli affari comuni di tutta la classe borghese. Dovunque è giunta al dominio, essa ha distrutto senza pietà tutti quei legami multicolori che nel regime feudale avvincevano gli uomini ai loro naturali superiori, e non ha lasciato tra uomo e uomo altri vincoli all'infuori del nudo interesse e dello spietato pagamento in contanti. Ha risolto la dignità personale in un semplice valore di scambio, e alle molte varie libertà bene acquisite e consacrate in documenti essa ha sostituito la sola e unica libertà del commercio di dura e spietata coscienza. Cioè, ragazzi, un nazifascista che usa il manifesto del Partito Comunista per divulgare le proprie idee. E l'abilità di costoro sta proprio in questo, nel farsi credere, no, quello che non sono. Il problema vero è che purtroppo l'attenzione e la diseducazione alla discussione politica, alla capacità di organizzarsi e alla vigilanza politica, quindi di leggere con molta attenzione i contenuti, di non farsi prendere dalla propaganda che i giornali divulgano, dal fatto stesso che i giornali, quando parlano male di uno, lo stanno pompando. Bisogna imparare questo nelle tecniche di guerra psicologica: quando si parla male di un avversario, nella realtà il sistema lo sta sponsorizzando, vuole far credere alle masse popolari che quello è il loro eroe. Invece non è così, quello lì non è l'eroe, quello è l'entità negativa che ci fotterà per i prossimi 20 anni, come stanno facendo con Salvini, no? Che dicono: ah, Salvini qui non va bene, Salvini là non va bene, come fa Repubblica, come fa, no, tanti giornali cosiddetti democratici, ma di fatto lo stanno pompando, perché è sempre all'onore delle cronache. Quando tu metti io ho lavorato 23 anni in un giornale, quindi lo so bene come funziona, perché quando tu metti uno costantemente in prima pagina, quello lì viene visto dalla popolazione esattamente come il soggetto di cui si devono fidare, perché le parole usate, le tecniche di presentazione della sua immagine, le tecniche televisive vi faranno il lavaggio del cervello. Si chiama guerra psicologica, e questa cosa la fanno anche con la pubblicità. Lo stesso
come veicolano e vi obbligano a comprare e cambiare i telefonini ogni 2x3, lo fanno anche con i politici. Oggi serve un personaggio come Salvini, domani ne trovano uno anche di peggio. Se noi non costruiamo un soggetto alternativo che spiega tutti i giorni dalla Val d'Aosta alla Sicilia esattamente quali sono i giochi, le finalità che il potere vero mette in essere, ragazzi, non ne veniamo fuori, individualmente ci spappolano. Noi esistiamo solo nel momento in cui siamo un soggetto sociale che si aggrega, altrimenti individualmente non siamo più forti di una multinazionale e di un amministratore delegato di una multinazionale. E poi anche il quadro che ha fatto Francesco, si innescano un percorso che appartiene alla storia italiana, già praticamente dall'unificazione. Nell'Ottocento, con l'invenzione del treno, si realizzano delle economie di scala. Fondamentalmente si potevano trasportare merci e persone più velocemente e non erano più necessari paesi con stati che confinavano 40-50 km. E queste economie di scala, le potenze imperialiste di allora, la Francia e la Gran Bretagna, sapevano che si sarebbero realizzate e tutti i movimenti, indipendentisti, votati all'unificazione come in Germania, come in Italia, in Polonia, come ci hanno insegnato a scuola, in realtà obbedivano a un'esigenza economica ben precisa, quello di realizzare delle economie di scala che erano gli stati nazionali che per un secolo hanno poi dominato la scena della storia mondiale e la scena economica e sociale mondiale. E quindi il percorso di unificazione dell'Italia venne gestito fondamentalmente dalla Francia e dalla Gran Bretagna, perché l'Italia è un paese fondamentalmente mediterraneo e in quel momento il Mediterraneo era spartito fondamentalmente tra questi due stati. Non è un caso che Garibaldi fu finanziato dalla Gran Bretagna, Mazzini stava in Gran Bretagna e lo Stato piemontese che poi assunse praticamente che assunse, diciamo, che ereditò tutto lo Stato nazionale, lo Stato fallimentare, era praticamente, lo fece sotto la guida della Francia. Quindi è una sovranità limitata d'Italia che nasce già dalle sue fondamenta. Questo perché? Perché se l'Italia si fosse sviluppata autonomamente, indipendentemente, noi avremmo avuto un'organizzazione economica e sociale organizzata soprattutto nel sud Italia, che era lo Stato in quel momento che aveva un minimo di industria, aveva un piccolo accenno di industria, e questo cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto sì che diventava una potenza regionale che si sarebbe espansa nel Mediterraneo e quindi andava a confliggere con quelli che erano interessi francesi e britannici. E basta ricordare che l'unico Stato in quel momento che era ormai alla conclusione del suo percorso, lo Stato ottomano, l'Italia praticamente conquistò la Libia nel 1911. Quindi c'è questo percorso che viene controllato dalla Francia e dalla Gran Bretagna che si ritroverà in tutto il percorso dell'Italia praticamente fino a oggi. Non ci dimentichiamo, per fare alcuni esempi, Mattei, che non è stato menzionato, in quel momento fa gli interessi di quelle che sono le ex colonie francesi e verrà fatto fuori probabilmente dai servizi francesi e da quelli statunitensi. Quindi Mattei può essere visto un po' come il precursore in certi aspetti della vicenda poi sarà quella di Aldo Moro. Quindi fondamentalmente se noi riguardiamo tutto questo percorso come in qualche modo, come quello di una sovranità limitata, in qualche modo cerca sempre di emergere e confligge con degli interessi molto forti, ma che ci sono tuttora. Se noi leggiamo la storia del Mediterraneo, negli ultimi anni, basta vedere la guerra recentemente alla Libia, a Gheddafi, è una guerra fatta fondamentalmente da francesi e da britannici contro gli interessi di uno Stato in qualche modo che deve essere subalterno nella gerarchia internazionale che è l'Italia. E su questo ovviamente a quel punto si capisce bene perché c'è la vicenda Moro e perché avviene in quel modo, perché Moro può essere anche ammazzato in tantissimi modi, c'è tanti modi per ammazzare una persona, basta mettere anche un anticoagulante in quello che beve e questa persona prima o poi morirà. Viene creato questa tragedia greca per certi aspetti, perché in qualche modo è un segnale a tutte quelle altre persone, in qualche modo di potere, che stanno, che possono indirizzare e possono percorrere un percorso piuttosto che un altro.
Quindi questa è la considerazione di massima, che è facile, può essere poi letta anche benissimo, cioè, hanno scritto il colpo inglese, per esempio, su tutte le vicende, le chiare lettere, che praticamente rappresentano benissimo tutto quello che avviene in Italia, diciamo, tutto quello che viene controllato dai britannici in Italia. La stessa cosa può essere fatta per gli interessi francesi. La domanda che faccio a questo punto scaturisce poi da queste considerazioni, cioè se nel tuo percorso di lavoro da storico te in qualche modo hai cercato di dare una lettura di Moro all'interno di un quadro più ampio che ha a che fare proprio col percorso delle storie italiane. Poi c'erano i fratelli Cipriani che hanno scritto un interessante libro, La sovranità limitata, e che diciamo, delineavano abbastanza bene, diciamo, questo percorso. E se oltre all'episodio Moro potevi, diciamo, in quest'ottica indicare anche altri avvenimenti che in qualche modo sono legati. Uno, per esempio, mi viene in mente che hai nominato la decima Mass, ma praticamente il fatto che tutti i fascisti sono stati scongelati dopo la seconda guerra mondiale fu una politica dovuta a Churchill, non era un caso, quindi che ritroviamo in Gran Bretagna, in funzione anticomunista. Da questo punto di vista non c'è stato, da parte per esempio di Togliatti, il Partito Comunista nasce malato già all'inizio, perché tutta la parte della resistenza, tutti i dirigenti, i quadri, i militari della resistenza non sono entrati nelle strutture dello Stato, ma hanno fatto i fascisti. Quindi è da quello che noi poi abbiamo avuto tutta la storia, percorso storico, dalla Portella della Ginestra a Piazza Fontana, tutti gli anni 70 e 80, e tutto quello che poi è seguito poi dal 92 in poi. Ecco, la domanda che ti faccio è se tu hai in qualche modo, c'è qualche altro episodio poco conosciuto, in qualche modo ci può dare una lettura di come i servizi intervengano per, probabilmente ce ne sono tantissime, ma una tua particolare, in cui i servizi in qualche modo vengono per dare le false bandiere di un, diciamo, di un qualcosa che poi avviene, che storicamente verrà letto in un certo modo, invece dietro c'è un percorso di privazione delle libertà democratiche di un paese, di un popolo. Per esempio, Podestà avrebbe dovuto uccidere Moro nel 64, ma perché nel 64? Perché quando Moro mette in piedi il primo centro-sinistra cominciano subito ad avvertirlo, e sulla linea che va a Verona e va su a Trieste, la linea del Brennero, ci sono già il giovane Zorzi, il giovane Freda e tutti questi giovinastri che si fanno le ossa su quella linea. Nello stesso giorno ci sono degli attentati dinamitardi alla stazione di Verona, alla stazione di Trento, se ricordo bene, e fuori da una scuola per un istituto tecnico a Trieste. Tutta questa cosa qua serve a far fare le ossa a quelli che poi saranno dirottati su un'altra linea e che vengono assunti da Russomanno, un personaggio squallido, che li alleva, li coltiva, li protegge e poi li utilizza in tutti i modi. Allora, nel 64 quell'operazione di Podestà poteva servire o per avvertire Moro, per spaventarlo, per dirgli vai avanti col centro-sinistra e poi vedrai cosa ti facciamo, oppure già allora pensavano di realizzarla. Può essere interpretata in tutti e due i modi, ma in ogni caso va interpretata con l'apertura di una nuova base NATO nei pressi di Bressanone. Man mano che aprono delle nuove basi, ecco che saltano fuori dei nuovi attentati, perché sono loro, gli americani, che gestiscono queste strutture eversive in Italia.